S'avviarono per la strada nuova alta, quella era la passeggiata dei signori, sempre la solita, e i villani, quando volevano far due passi, sceglievano un'altra via. Peppe papà era un raccontatore e sapeva raccontare. Splendeva la luna, fiatava una brezza leggera e si camminava bene. Leggendo i libri mi veniva voglia di leggere quello, anche quell'altro, ho letto un libro e di leggerne un altro. Avanti andavano le signorine, dietro le mamme in coda agli uomini, mirabile accorgimento strategico che da tempo immemorabile formava la tradizione, la legge, la sostanza stessa, per così dire, di quello svago serale. In pochissime parole c'è un'immagine bellissima, un'immagine cinematografica. Un poeta più che uno storico. Carlo Arianello riesce a disegnare quel vissuto meridionale, quel vissuto della Basilicata. Carlo Arianello è il più grande autore del Novecento. Dobbiamo dire che c'è un uso innovativo della lingua da parte di Arianello. Alcuni autori, alcuni critici lo hanno ricondotto addirittura a Manzoni, a Balzac. È un reazionario, ci si potrebbe chiedere, e qualcuno l'ha detto, è un reazionario, uno che non vuole l'unità d'Italia. Arianello è riuscito a darci i personaggi, a darci i paesi, a darci il contesto storico, a darci l'anima del popolo meridionale ed anche a restaurare una verità storica, che è la verità storica sul Risorgimento. Aveva ragione Arianello circa 30 anni fa, nell'unico suo saggio La Conquista del Sud, fu un atto di conquista. Arianello è riuscito a creare un ponte tra il passato e il presente ed è riuscito a riflettere sul presente attraverso il passato, un po' come fece Manzoni nei Promessi Sposi.